6 agosto 2022. Continua il giro in mountain bike con Giovanni e in questo video andremo a fare uno degli sterrati del Musone. E sono sempre sulla mia Cannondale FSI 29 Carbon Tin. Giornata molto calda, siamo intorno ai 36 gradi. Dovrebbe essere quello lì dritto, perfetto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram, dove trovate foto e reel, e perché no anche su Twitter. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Comunque è troppo caldo. Mi rifiuto di partire prima delle 5:00. No, ma poi non fai niente. Così, dai. Ma vai, è fresco adesso. Penso già c'è 35,4. Quanto? 35,4. Adesso è fresco. Poi con st'ombra sulla sinistra.
Comunque nei prossimi giorni dovrebbe addirittura venire a piovere. Martedì, dicono le previsioni. Allora. Allora. Si è perso. Thank you.
Intanto è l'unico pezzo di salita. Oh, aspetta un secondo, dimmi. Andiamo sul lungomare fino al porto, perché almeno lì è più ventilato, se no cazzo. Uh-huh. Chiaramente ci prende. Non vuoi fare lo sterrato dall'altra parte del musone? Quello che va. Qui usciamo e siamo subito, quello anche lui è fresco. Sì, sì, ma fresco per modo di dire. Beh, ma io te l'ho detto, sta scendendo, ecco, adesso no, perché sono andato là sull'asfalto e è 36,1. Ma ora che andiamo sull'altro sterrato va sempre più a calare. Poi che ore sono adesso, scusa? Le 5.02. Noi partendo adesso avevamo guadagnato un paio di gradi. Ma poi non riesci a fare nessun giro perché il tempo è troppo corto. Va bene, va bene, dai. Vai avanti. Vado. E invece no, perché pochi istanti dopo la mia ripartenza la batteria della GoPro si è esaurita, mi sono fermato per cambiarla, l'ho cambiata, purtroppo però per la famosa regola dei capricci della GoPro di quest'estate la GoPro ha deciso di terminare la sua giornata e quindi la salita a Loreto l'abbiamo fatta senza alcun video, però ci siamo divertiti lo stesso e qui però finisce questo giro, almeno nei video. Ciao, alla prossima! Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro sono terminati, ciao, alla prossima!